Amici miei, buongiorno a tutti. Ieri si è svolta a Cerignola una bella manifestazione. La marcia per la legalità è stata un'iniziativa veramente, veramente encomiabile e la partecipazione dell'amministrazione a questa marcia, a questa iniziativa è stata non solo ufficiale ma anche totalitaria. C'era tutta la giunta comunale e una eccellente rappresentanza del consiglio comunale, quindi una risposta forte da parte dell'amministrazione e da parte delle istituzioni, così come una bella risposta c'è stata da parte del vescovo di Cerignola, di Monsignor Luigi Renna, che ha voluto dedicare un saluto ai partecipanti alla marcia e poi ovviamente ha avuto altri impegni a cui assolvere. Quindi una buona iniziativa, però dato che la verità ce la dobbiamo sempre dire, questa marcia è vissuta sulla partecipazione degli studenti. C'erano gli studenti della scuola elementare, alcuni studenti della scuola media e alcune classi di alcuni istituti superiori, nemmeno tutti. Poi, sinceramente, ve lo dico col rammarico nel cuore, io di cittadini ne ho visti pochi, anzi, per essere precisi, non ne ho visti alcuno. Gli organizzatori si sono dati un grande affare, ma io non ho visto partecipare, per esempio, i commercianti, non ho visto delle saracinesche che si chiudessero per segnalare, non so, l'adesione, oppure non ho visto un commerciante che uscisse davanti al proprio negozio ad applaudire i ragazzi che passavano e che manifestavano per la legalità. Come mai succede questo a Cerignola? Francamente non vi saprei dire. Non so più che cosa immaginare per scuotere un attimo dal torpore queste categorie e tutti i cittadini che sono pronti a lamentarsi per quanto riguarda eventuali situazioni di pericolo o di turbamento dell'ordine pubblico, però quando vengono chiamati a una manifestazione del genere, io mi chiedo se non ci fossero venute le scuole, a che servono queste iniziative. Dal punto di vista pratico, ve lo dico subito, non servono a niente. Perché per quanto qualche addormentato nel bosco si chieda che cosa ha fatto il sindaco, io sono, credo, con quella di giovedì scorso, sono una decina di volte che vengo ricevuto dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel comitato c'è il prefetto, c'è il questore, c'è il colonnello comandante i carabinieri, c'è il colonnello comandante la guardia di finanza, quindi il massimo, il vertice delle forze dell'ordine. Saranno, ripeto, una decina di volte. Io ogni volta vado con le stesse richieste, ogni volta me ne torno con le stesse risposte. E cioè quello che noi vogliamo, cioè un maggiore controllo del territorio, una maggiore presenza delle forze dell'ordine, un maggior numero di agenti, di carabinieri, di finanzieri e compagnia cantante, non si può avere. Perché non si può avere? Perché gli organici delle forze dell'ordine sono ridottissimi, perché le risorse a disposizione delle forze dell'ordine sono ridottissime. Allora, a me sembra che qualcuno non voglia capire qual è il problema. Signori, se a Cerignola, o a San Severo, o a Manfredonia, o a Vieste, o a Trinitapoli, o a Molfetta, o a Bari, o a Bisceglie, succedono dei crimini,
Chi deve intervenire è lo Stato e il governo per conto dello Stato. E non mi pare che il segretario della Cicogna, il presidente della Cicogna, sia il presidente del Consiglio. Il presidente del Consiglio fino a mo' si chiamava Renzi, adesso si chiama Gentiloni Renzi, Renzi Gentiloni, io non ho ancora capito, né mi interessa. Ma gli interventi contro la criminalità sono di competenza del ministro Minniti, con il quale non sono andato a cena ieri sera. È chiaro? Appartiene a un partito politico, ha vinto le elezioni e deve rispondere a queste esigenze. E per impedire che la gente si faccia giustizia da sola, come succede sempre più frequentemente, vi prego di credermi, anche per la mia esperienza professionale, questo non è per niente un buon segnale, non è per niente un esempio da imitare, non è per niente una situazione da esaltare. È una situazione pericolosa, è una situazione allarmante. Allora, vogliamo ficcarcelo in testa che a rincorrere i rapinatori sono le forze dell'ordine. Il sindaco chiede. Abbiamo fatto anche delle richieste più, come dire, specifiche, tecniche. Si potrebbe avere un reparto di prevenzione anticrimine anche a Foggia, più o meno quello che esiste a Bari. Abbiamo chiesto, i sindaci sono tutti d'accordo, da San Severo a Cerignola a Foggia, ma non dipende da noi, è una decisione che viene adottata dal Ministero degli Interni, quando il Ministero degli Interni darà una dotazione maggiore ai nostri prefetti, ai nostri colonnelli dei carabinieri, ai nostri questori, alle nostre guardie, fiamme gialle. Altro non si può fare. Più di questo non si può fare. Ben vengono anche le marce per la legalità, che a questo punto per me sono un richiamo alle nuove generazioni, visto che con i vecchi, insomma, il lavoro sembra più difficile, al rispetto delle regole. Chiaro? Cioè, sono delle regole semplicissime che vanno rispettate e io mi auguro che queste iniziative servano almeno a questo. Certo, quando ho visto fra gli organizzatori una persona che l'altro giorno ha scritto per forma di protesta rispettiamo le regole, allora mi cadono le braccia e mi chiedo, sti bambini poverini, a chi sono affidati? Prima o poi vorrò farmi una chiacchierata con il provveditore agli studi, o come si chiama adesso, che hanno cambiato i nomi, ma la sostanza è sempre la stessa, per sapere che tipo di educazione viene data ai nostri bambini. Certo che io ieri nella manifestazione non ho visto partecipazione della cittadinanza e questo è un grande rammarico. Non ho visto un farmacista che, rimettendoci 22 centesimi di euro, abbia chiuso la Saracinesca, sia venuta alla marcia per andarla poi a riaprire. Niente, niente di tutto questo. Ho detto i farmacisti perché i farmacisti sono quelli che, per esempio, in un certo periodo, qualche mese or sono, qualche anno or sono, hanno subito tutta una serie di rapine e si agitavano molto. Poi aspetti che arrivino ad una manifestazione del genere, zero e porto zero, idem dicasi per la praticamente totalità, il 99,999% dei commercianti. Beh, comunque, che vogliamo fare? Pazienza, è andata così, speriamo che non si abbia più bisogno di marciare per la legalità, però quello che voglio segnalare è che anche dal punto di vista ecclesiastico, no? Salvo Sua Eccellenza Monsignor Renna, non ho visto un sacerdote partecipare alla marcia, non ho visto un'associazione cattolica partecipare alla marcia. Vabbè, e non continuiamo perché diversamente
Il quaderno delle doglianze dovrebbe essere lungo e non vorrei che passasse il messaggio che il sindaco era contrario alla marcia. Io ero a favore della marcia con tanti cittadini, 5.000, 6.000, 10.000 cittadini. Invece abbiamo preso i bambini, li abbiamo portati alla marcia, abbiamo preso gli studenti. Se non fate lezione oggi, venite alla marcia. Il risultato c'erano solo i bambini e gli studenti, oltre che l'amministrazione comunale. Bene, ieri abbiamo fatto giunta dopo aver partecipato a questa marcia e in giunta abbiamo approvato una cosa importante, e cioè il nuovo progetto per la strada di collegamento fra Viale Europa e la SS 16 bis, cioè la via per Foggia. Ecco, questa è una importante decisione. Perché? Perché sul piano regolatore era prevista una strada che da Torricelli arrivava fino a un certo punto collegava fino a un certo punto il rione Torricelli con la strada statale 16 bis. Perché? Perché rispetto a quando era stato realizzato il piano regolatore, su quei terreni sono sorte delle attività, alcune attività commerciali, altre industriali. Quindi praticamente, pensando di realizzare questa strada, noi non saremmo riusciti ad avere l'effettivo collegamento. Perché? Perché nel tracciato di questa strada ci saremmo imbattuti in manufatti che ne avrebbero praticamente impedito il completamento. E allora abbiamo disposto che l'ufficio tecnico facesse un nuovo progetto. Finalmente questo progetto è stato approntato e noi l'abbiamo approvato in giunta, e adesso faremo tutti gli atti necessari per mettere a bando questo progetto e per assegnare poi la realizzazione di questa strada dal valore, credo di ricordare, di 1 milione di euro. L'intervento è un intervento importante per fare sì che da Viale Europa, dalla prima rotonda di Torricelli, si possa poi procedere verso la via Napoli, in buona sostanza, via Foggia, in buona sostanza, SS 16 bis. Così libereremo il quartiere Torricelli dal suo assedio stradale e urbanistico. Non ci sarà più necessità di passare dal campo sportivo per entrare nel quartiere Torricelli, e avremo fra Viale Europa e la via ex statale 16 bis, avremo un collegamento senza soluzione di continuità che, diciamo, fungerà anche da semicirconvallazione esterna. Perché? Perché collegherà, ripeto, questi due poli, attraversamento del quartiere Torricelli senza entrare all'interno del quartiere Torricelli, passaggio da una parte all'altra della città attraverso un viale che consenta uno scorrimento abbastanza veloce. Quindi è un'opera assolutamente importante per la città, per quella zona della città. Ripeto, ieri in giunta abbiamo approvato la delibera, il progetto definitivo, quindi poi andremo alla gara. Vi ricordo sempre quello che vi ripeto ad ogni trasmissione: purtroppo, si potrebbe dire, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, nel senso, ma il mare del tempo. Perché poi quello che noi approviamo, per vederlo realizzato, ci vuole naturalmente un po' di tempo, e sono i tempi legati alla burocrazia. Voi non potete immaginare quanto sia fastidioso, quante incombenze, quanti adempimenti, quanti moduli, quante carte scartoffie da compilare prima di poter
prendere questi soldi e vedere con questo denaro l'opera realizzata. Ovviamente su questo tema si era come sempre espresso, soprattutto io, Tommaso Sgarro, che aveva annunciato che avremmo perso questo finanziamento, non si sa per quale motivo. Ovviamente non abbiamo perso proprio un bel nulla, e quindi questa è la 120esima volta che Tommaso Sgarro faceva bene a astenersi da fare previsioni, perché lui prevede sempre i disastri più assoluti e più sconvolgenti, mentre invece nella realtà l'opera verrà realizzata, il finanziamento non è stato perso, ma vabbè, questo è un aspetto marginale di polemica con le opposizioni che, diciamo, al mattino si alzano e invocano il loro Dio perché a Cerignola succedono sconguassi, danni, sciagure, per poter dire che la colpa è di questa maggioranza e di questo sindaco. Per fortuna non hanno buoni rapporti con l'aldilà, e per fortuna anche quando fanno delle previsioni amministrative queste previsioni si rivelano francamente insoddisfacenti e non attuali e non concrete. Che abbiamo deliberato di più in giunta? Sì, ieri per esempio abbiamo deliberato un indirizzo al dirigente per la soluzione del problema della posta di Borgo Libertà. Su questo problema ci siamo impegnati molto, sia io che il vice sindaco Pezzano, e abbiamo trovato una soluzione. La posta a Borgo Libertà era stata chiusa perché il locale in cui era ospitata non era più a giudizio della posta, della dirigenza della posta, non era più agibile, e in effetti insomma il locale presentava delle criticità. Adesso noi che cosa abbiamo fatto? Io sono stato ricevuto qualche settimana fa dal direttore provinciale e ho potuto parlare con l'intero management di Poste Italiane a Foggia. Sono persone competenti, persone disponibili, non mi hanno fatto insistere più di una volta sulla urgenza e sulla necessità che ha Borgo Libertà si riaprisse l'ufficio postale, e effettivamente si sono messi tutti a disposizione, però naturalmente si chiedeva al comune un locale per ospitare l'ufficio postale. Questo locale lo abbiamo individuato in quei locali della vecchia scuola elementare di Borgo Libertà, che adesso sono affidati a una cooperativa che ha lì in progetto di realizzare un centro per la preparazione di operatori turistici, e abbiamo ovviamente avuto la disponibilità di un locale che i dirigenti di Poste Italiane hanno giudicato idoneo. Quindi adesso si tratta di fare, anche qui come vedete, scartoffie, burocrazia. Dobbiamo fare il documento con cui si cambia la destinazione almeno di quel locale. Poste Italiane l'ha già giudicato positivamente, nel giro di qualche settimana si riavremo la posta a Borgo Libertà. E a Borgo Libertà, di Borgo Libertà ci stiamo occupando anche per quanto riguarda il centro di accoglienza, quella struttura che fu realizzata dalla passata amministrazione senza avere una prospettiva di utilizzo, infatti è lì vuota e inutilizzata. Anche qui con l'assessore Pezzano stiamo immaginando qualche utilizzo parallelo rispetto a quello che era originariamente previsto per poter avere questa struttura finalmente operativa. E lunedì mattina, sto sempre a Borgo Libertà, lunedì mattina sarà pubblicato il bando per l'affidamento della gestione di Torre Alemanna.
un bando particolarmente importante perché riguarda la gestione di tutto il complesso monumentale, compresi i laboratori dove si lavora la ceramica, compresi la sala convegno, compreso la caffetteria, compreso la bellissima terrazza che sta sotto la torre, compreso ovviamente il museo. Per questo museo abbiamo delle ambiziose aspettative perché lì ospiteremo anche i reperti di Salapia e naturalmente uno dei privilegi del sindaco è quello di vedere un attimo prima questi reperti. Io li ho potuti ammirare, sono bellissimi e noi li sistemeremo a Torre Alemanna. Però per Torre Alemanna abbiamo bisogno, assoluto bisogno, che ci sia una società, una cooperativa, un imprenditore che si assuma la gestione. Quindi si va incontro ovviamente a un investimento, a delle spese, ma anche a degli introiti, perché quel museo sfruttato in maniera esaustiva, in maniera completa, può essere veramente un polo di attrazione, di richiamo per tante forme di turismo che pure il nostro territorio riesce a intercettare. Quindi, continuando a parlare di Borgo Libertà, il problema della strada. Il problema della strada l'ho affrontato per la centesima volta, speriamo questa volta con più fortuna, con il direttore generale della provincia, dottor Salvatore Malerba. L'incontro è avvenuto in questa settimana e non vi parlo di cose che risiedono nella loro effettuazione ad anni fa, settimana passata. Abbiamo discusso sulle esigenze di Cerignola. Io ho messo un solo gettone sul tavolo, una sola richiesta, perché fosse chiaro che quella è la richiesta più importante: il rifacimento e la riapertura della Cerignola Candela, almeno nel primo tratto da Cerignola fino a Borgo Libertà, fino a Torre Alemanna, fino alla cooperativa sociale, fino a quella zona che è piena di produttori agricoli anche di livello qualitativamente eccelso. Ho posto questo problema, la provincia mi ha ascoltato, avevo interloquito col presidente della provincia Miglio, che si era impegnato in qualche senso a favorire questo intervento. La nomina come vicepresidente della provincia di Rosario Cusmai mi rende molto felice e soddisfatto, non solo perché è un amico, ma anche e soprattutto perché con lui abbiamo parlato della strada e della riparazione della strada. Adesso, questa settimana, con Malerba, dottor Malerba, ho riproposto il tema. Abbiamo avuto tutte le assicurazioni del mondo, però devo essere obiettivo. Come vi spiego le difficoltà di un sindaco, vi devo spiegare le difficoltà, per esempio, della provincia. Questi fino a 6 mesi fa dovevano scomparire. Adesso, a seguito dell'esito del referendum, sono rimaste in piedi le province, ma non hanno dotazione economica. Anche qui il governo che fa, oltre a litigare tra di loro, Emiliano, Renzi, Orlando, chi deve fare questo e chi deve fare quest'altro, solo poltrone in discussione, il governo dovrebbe dotare le province perché le province possano fare questi interventi. Quindi io vado, mi arrabbio, batto i pugni sul tavolo, come diceva non so chi, incontrandomi per strada, sì, tu devi andare là, devi battere i pugni sul tavolo. Guardate che io i tavoli li ho spezzati al comitato provinciale per la sicurezza in provincia, però quando di fronte a questo tavolo c'è gente che non ha la possibilità di accogliere le tue richieste, hai voglia a battere i pugni sul tavolo, purtroppo non si ottengono risultati. La verità è che il governo centrale, il governo romano, ci ha abbandonato, pensano tutti a fare carriera, lo stesso Emiliano
per quanto amico mio, per quanto persona simpatica, è stato eletto per fare il presidente della regione. Non lo so quando lo fa e dove lo fa il presidente della regione, visto che io ogni volta che accendo la televisione lo vedo in televisione e mi ricordo di tutti i bandi regionali che stanno aspettando e dico chissà se questa macchina funziona lo stesso quando il capovapore sta lontano. Quando io sono lontano dal comune vedo che qualche piccolo colpo lo perdiamo, figuratevi in regione. Ma comunque faremo il possibile con quello che abbiamo a disposizione. Ci sentiamo domani. Occhio vivo, l'estate è buona.